Cioè, è possibile che dici, no? Devi dormire così, con Pinocchio, con la ciambella. HPTV 391T, Smart TV 39 pollici Akai, abbastanza nuovo. Mi hanno portato questo bel televisore, sembra è nuovo. Qua c'è la pulsantina sotto. Stand by qua, premiamo, vediamo cosa succede. Un lampo, Akai per un attimo è scomparso tutto, solita retroilluminazione. Vediamo un attimo come si apre questo televisore. Vediamo un po' le barre elettriche. Speriamo che. Vediamo che tipo di barre monta e si trim, perché poi si trim su una stuprosabbia aperta e buonanotte suonato, la poi chiaro cacchio. Ricordate sempre di mettere il cuscino sotto, che se non mettete il cuscino sotto si graffia la cornice. Poi il cliente dice, mi avete graffiato il televisore, che è anguilla, anguilla, perché vorrei risparmiare, giustamente adesso faccio sentire in colpa, che magari quel graffio ci sta da 30 anni. Va bene, non sono tutti così, ok? Apriamo. Ma faccio come si smonta, poi dopo devo staccare, devo accendere i ventilatori, che stiamo schiattando. Io e Lilli stiamo schiattando, quindi faccio vedere come si apre, poi stacco e riaccendo i ventilatori. Le viti sullo schienale sono queste qua, comprese le piccoline, no, qua nascoste non c'è niente, comprese quelle sotto qua. Il piede secondo me non è importante, però lo dico dopo. E niente, apriamo e vediamo un po' la situazione. Una cosa importante che vi volevo far vedere su questo apparecchio, una volta che abbiamo tolto tutte le viti, vediamo che lo schienale non viene via. Sembra ancora bloccato, infatti è bloccato. Per quale motivo? Perché nonostante abbiamo tolto le viti, ci sta un'altra vitarella nascosta dietro al piede. Quindi pure se è vero che il piede è ancorato allo schienale, è anche vero che lo dobbiamo togliere per poter accedere alla vitarella. Rimuovo l'HIH, forse non è, mi devo muovere piano piano, eccola, vedete? Dietro al pietuzzo, quindi dobbiamo togliere pure i piedi, che ma danni, qua ci sono le viti, questa qua che stava proprio nascosta sotto al piede e non si vedeva. Togliamo queste qua e lo schienale viene via. Appena ho tolto lo schienale si è staccato il connettore che va alla tastiera, vabbè, niente di nessun problema, perché comunque lo devo togliere, è staccato da su. Meglio ancora, diciamo che ho notato, così, ho notato sul secondario di alimentazione, proprio sull'alimentazione dei driver e dei led, questi due condensatori gonfi, questi due elettrolitici gonfi, potrebbe anche essere, prima di andare a smontare il pannello, l'LCD, che è un'operazione abbastanza complessa e rischiosa, chiaramente di andare a sostituire i due condensatori che stabilizzano la tensione, che filtrano la tensione, sul driver, sul secondario di alimentazione, che potrebbe anche essere che non regge il carico, essendo l'alimentazione non filtrata, non stabilizzata, quindi come abbiamo visto un flash, un lampo, poi si è rispinto. Quindi la prima cosa facciamo così, cambiamo questi due qua. Io come al solito non ho tempo da perdere, non vado a togliere la scheda facendo manomissioni, va, visto che la scheda è a doppia facciata, c'è la saldatura sia sopra che sotto, vado a togliere a tipo dentista i due elettrolitici, vado a rimettere gli elettrolitici nuovi e provo. Così, se ho la fortuna che è solo un problema di alimentazione, risolviamo subito subito e risparmiamo di correre il rischio di andare a rompere il pannello oppure di perdere mezza giornata per cambiare le barre, compresi questi ragazzi, gli elettronici, che sono tutte avvitate, incollate e cose. Ok, vediamo un po' cosa succede. Intanto oddio, riaccendi, vedi tu, stupore cane. Sta squagliando insieme a me, che poi devo spegnere il ventilatore, altrimenti poi c'è il rumore. Vi faccio vedere per quale motivo li spengo, vedete? Anche se è vero che sono abbastanza silenziosi, però anche è vero che c'è il vento e l'aria che poi dopo. Dici, ma tu perché hai messo qui? Perché sono 8 watt di assorbimento, costano 7-8 euro ogni ventilatore. Di questo con interesse mi faccio l'inserzione, stanno all'andè. 7-8 euro, 8 watt di assorbimento. Il rumore lo fa perché è ancorato sulla mensola di legno, quindi si amplifica la vibrazione, però è buono. 8 watt di assorbimento non è niente. Ma che cazzo c'è il ventilatore cutare su una puttana fabbrocca? Andiamo a 7-8 euro non sono a norma, perché hanno, però sono in gomma, quindi anche pure se mettete le mani succede. L'unica cosa vi tagliano i capelli, quindi risparmiate di andare da barbiere. Se uno si avvicina troppo, vi fate un bel taglio di capelli. Vabbè, andiamo a cambiare gli elettrolitici e vediamo un attimo la situazione. A posto.
ho estirpato gli elettrolitici, su un termine che in elettronica non esiste, non dite niente a nessuno che rimanga in Europa. Allora, è solo un fatto di velocità. 330 microfarad 35 volt, quindi abbiamo due elettrolitici in parallelo da 330 microfarad 35 volt, temperatura 105 gradi. Questi qua sono i terminali, lo sciaglio terminale che mi servono i contatti per mettere i nuovi. Andiamo a sostituire e vediamo un po' la situazione. Ecco qua, vi ho fatto il primo piano. Quelli là sono i terminali dei due elettrolitici che ho strappato. Piano piano te li vedrò tirati, vi ripeto, non mi va di andare a togliere la scheda, che sicuro non più rischio di andare a smanettare sulla scheda, piuttosto che magari lavorando in questo, un fatto mio, un fatto di velocità, che sono tante cose da fare, tante riparazioni veloci, qui prima perdere tempo per fare i cosi, ma cosa alto livello professionale, no, dobbiamo fare esibizioni di se stessi o di noi stessi. Allora, ditemi una cosa, io qua invece di fare 330 più 330 in parallelo, ne posso pure mettere uno solo da 1000 microfarad, in modo che riesco a compensare la capacità di rispettare in un certo senso la capacità, un po' meno di me, sempre rispettando la tensione di lavoro sui 35 volt. E vediamo un attimino se regge il carico, l'alimentatore, ok? Da noi 1000 microfarad 35 volt 105 gradi di tensione, ma bella sta macchinetta, girata 105 euro ho speso questa macchinetta, proprio come la temperatura di lavoro di questo condensatore. Andiamo a schiattare questo sulla scheda e vediamo un po' come va. Dice la boom, quello poi è alto, no? Non preoccupaci, lo mettiamo in orizzontale come sta questo di filtro qua. Io spengo i ventilatori per non sentire il rumore, per non dare fastidio a chi sta guardando via. Chi sta un buco cazzo con questa macchina, che fa con l'aria accesa, macchina ferma con il motore acceso, la poco occupata terna. A migliorare la porta. Vabbè, cioè io faccio schiattare questa prova creatura dal calore, però accendi, vedo lui accende la macchina con l'aria condizionata. Allora, ma vi faccio vedere una cosa importante. Sulla scheda vedete segnato negativo con quelle bande bianche, quelle strisce bianche, quella mezza luna è negativo. Il positivo, dove non vedete niente, è una sorta di mezza luna oscurata, neanche una mezza eclisse. Allora, sentitemi un poco, se non capite manco queste cose è meglio che le mani su da sotto, ma un luogo qui, dimmi chi è, vediamo chi è. Pronto? Buonasera, parlo con il signor Di Donato. Buonasera, ditemi. Buonasera, signor Lorenzo. Io l'ho visto il video su YouTube di qualche tempo fa che lei ha mostrato e niente, ce l'ha con la Sì, K-Fix? la K Fix ci sta, sì, non ci sono problemi. Piccione di spiegare le cose e fascinato Vabbè, fatto il ridere. coso mi fa semplice semplice, quindi a posto, eccolo qua, 35 volt 1000 microfarad 105 gradi, elettrolitico che va a sostituire i due da 330 microfarad a 35 volt che erano in parallelo. Allora, una cosa importante voglio dire, se io devo dire che la cosa zebrata là è negativo, la mezza luna vuota e poi sia inutile, cioè se voi state a questo livello non vi azzardate nemmeno ad aprire il televisore. Io lo dico per dovere di cronaca, però chiaramente non è che uno apre un televisore e pensa di essere un tecnico perché ha visto un mio video. Attenzione, il video è solo per aiutare qualcuno che ha una buona manualità, una buona conoscenza in elettronica, magari non ha mai aperto un televisore, cioè più o meno potrebbe anche essere quello che ha detto GG, aiutiamo a qualcuno. E come avete sentito dalla telefonata, quello serve il video, come la telefonata che avete sentito, quello è il fine, che ha visto il video, quello non mi ricordo manco a site, che poi sono vari clienti, quindi ho dimenticato pure quello che ha detto. Vabbè, messo l'elettrolitico, accendiamo, eccoci qua, LED rosso, muoviamoci piano già, LED verde, oh, ecco qua, si è accesa la retroilluminazione, quindi vuol dire che era un problema di alimentazione. Questo che cosa evince? Evince che nell'1% dei casi è un problema di driver di alimentazione dei LED, mentre nel 99% dei casi è sempre un problema di barre LED. In questo caso sono stato fortunato perché è un problema di alimentazione. Fortunato per quale motivo? Che abbiamo risparmiato un lavoraccio, cioè di aprire tutto il pannello, il televisore con magna cantante, con il rischio di rubare qualcosa.
perdere mezza giornata e magari poi non sapere nemmeno se avevano queste basi. Comunque va bene così. Chiudiamo tutto e vediamo un po' com'è. Ho già il riflesso blu, dello schermo illuminato, e lì invece stava a dormire. Ogni tanto brutto cognaccio, che cos'è quel biancheccio, brutta bestia. Ora te lo accendi il ventilatore, non ti preoccupare. Chiuso tutto, facciamo questa ignobile farsa di far finta di non aver provato prima il televisore. Televisore riaccende regolarmente, ok? La retroilluminazione regge Rai 1 HD, qui logo you must. Poi salta zitti strombavo. Allora, Sottosuolo. Ci racconta tutto Antonio Boschi. qua è pericoloso. A posto, il televisore ha ripreso a funzionare regolarmente. Il televisore è aggiornato, spegniamo, il problema è sempre lo stesso, di non restare troppo su qualche canale, altrimenti che sui voli accompagnamenti, quando si spedisce su eBay. Ugano sta a dormire. Signori, ci sentiamo al prossimo video. Tante belle cose.